Stiamo per intervistare Giampaolo Barbieri, uno degli autori della fotografia italiana più noti a livello internazionale. 13 anni, 14 anni avevo già la macchina fotografica in mano. Eleganza e perfezione nella spontaneità. Questa è la moda vista attraverso l'obiettivo di Giampaolo Barbieri. Nome noto a livello internazionale per i suoi scatti, Barbieri ha fotografato le modelle e gli stilisti più grandi di ogni tempo. Nel suo studio ci racconta quanto la ricerca storico-estetica sia importante per la fotografia, mostrando le più belle immagini della sua carriera, che rivelano in modo naturale il gusto impeccabile per la ricercatezza. Beh, certamente funziona l'arte. La modella arriva in studio, è praticamente nuda, svestita, viene truccata, viene pettinata, vestita e poi posa e fa sì che l'abito che rappresenta o il trucco che rappresenta sia suo. Sono tutte divine quelle che ho fotografato. Io ho sempre fotografato le modelle non al top, ho sempre fotografato delle modelle che erano delle donne, delle bellissime donne. Una delle più belle che ho fotografato è sempre in assoluto la Bellucci, perché è ridondante, ha le forme. Fotografia è, diciamo che è cultura, se praticamente lei non studia e non mette insieme tutti i puzzle per creare qualche cosa di nuovo oppure di rimpastarlo in una maniera più moderna, lei non ce la farà mai. Secondo me oggi la moda intesa come lo era ieri è completamente finita, perché non esiste più neanche il giornale che rappresenta la moda. Un giorno ero a Parigi che lavoravo in uno studio, mi sento prendere, toccare sulle spalle, mi volto, c'era la fashion editor di Vogue America e di dietro c'era Avedon. Dice: ah, signor Barbieri, sono suo ammiratore, volevo conoscerla. E allora, è stato l'Oscar della mia vita. Se devo dare un consiglio a qualcuno che inizia la fotografia, gli dirò senz'altro di interessarsi soprattutto alla cultura e all'arte.